percorso che la scuola di cittadinanza e partecipazione offre, quello è un percorso di riflessione su alcuni aspetti che riteniamo, come dire, centrali e decisivi per il presente e il futuro della nostra Sciaripavia. Sapete che l'occasione, come dire, sullo sfondo saranno le elezioni di maggio, ma evidentemente questi tre incontri che abbiamo pensato non sono incontri, come dire, di cartello elettorale, sono incontri in cui vogliamo mettere a tema tre aspetti che riteniamo appunto di particolare rilievo. Abbiamo toccato per via città della salute, la scorsa volta per via città della formazione e oggi per via città della cultura. Riteniamo per cultura non soltanto l'aspetto evidentemente di elaborazione culturale, che infatti è stato anche già affrontato nel presente incontro, che si è tenuto non a caso nella nostra bellissima università, ma appunto anche la cultura per quello che può dare dal punto di vista della promozione di un territorio nella sua bellezza, quindi anche il tema del turismo. Ora, evidentemente io come vescovo non sono un esperto di turismo, però quello che colgo, stando qui a Pavia, è evidentemente quello che mi ha appena sottolineato, che la nostra città certamente ha una grande risorsa, che appunto è la sua bellezza, una risorsa che io la leggo sotto due punti di vista, cioè certamente l'aspetto, come dire, di risorsa anche economica. Chiaro che il turismo è un luogo di bellezza, se viene promosso, se viene valorizzato, ovviamente diventa anche un volano dal punto di vista economico. Questo è ovvio, quindi non ripeto quello che ha indicato il Presidente della Camera di Commercio, tutte le possibilità che ci sono. Ma a me interessa mettere più in luce un altro aspetto, cioè il promuovere la bellezza di una città e di un territorio come il nostro vuol dire anche fare un servizio, possiamo dire, all'uomo in quanto tale, perché l'uomo vive di bellezza. La bellezza è un aspetto fondamentale della cultura umana. Ricordo che San Giovanni Paolo II, quando andò a visitare l'UNESCO nel 1980, fece un memorabile discorso in cui disse che la cultura è quel fenomeno attraverso il quale l'uomo accede di più al suo essere uomo, accede più al suo essere. E questa è la forza, la bellezza e la missione della cultura in tutti i suoi aspetti. E certamente una esperienza fondamentale dell'uomo è l'incontro con la bellezza che ha tanti aspetti, è la bellezza evidentemente della natura, del paesaggio che tra l'altro è un paesaggio bello anche perché fortemente, come dire, lavorato dall'uomo, quindi si può testimoniare che ci può essere una convivenza positiva tra uomo e natura. L'uomo non è destinato a essere il nemico della natura che la distrugge, l'uomo può anche invece abbellire, migliorare l'ambiente. Ma poi c'è la bellezza evidentemente dei monumenti, delle chiese, dei palazzi, del castello, c'è la bellezza anche della disposizione urbanistica di una città, la bellezza delle strade, la bellezza delle piazze, una bellezza che invita, per esempio, favorisce l'incontro, la socialità. Certamente Pavia ha una sua vivacità anche proprio, direi, di vissuto quotidiano, non solo perché abbiamo un'università con tanti studenti, tanti giovani, ma anche perché abbiamo una città che dal punto di vista degli spazi favorisce l'incontro, per alcune piazze, per la bellezza delle strade, per tanti luoghi che di fatto hanno questa ricchezza. Allora, investire sulla bellezza della città, investire dal punto di vista del mantenimento, della cura, della promozione, investire attraverso anche il mettere in luce certi tesori particolari che abbiamo, vuol dire investire su qualcosa che rende la vita più umana, rende la vita, possiamo dire, anche più bella. Vivere in un luogo bello, sappiamo benissimo tutti, aiuta anche ad affrontare meglio anche le fatiche e i problemi della vita quotidiana. E io sono profondamente convinto che questa è una ricchezza un po' della nostra Italia. L'Italia ha queste grandi città, come diceva di primo livello, turista che è stato in Italia, vedeva subito a Roma, Venezia, Firenze, va bene, però poi c'è tutta questa ricchezza molto un po' sommersa che sono le nostre città di provincia, i nostri borghi, che sono uno spettacolo, e sono uno spettacolo tutto italiano, non c'è paese al mondo che ha una tale ricchezza che entra così nel territorio in maniera così capillare. Allora, io credo che davvero per ciascuno di noi, per noi come cittadini, per noi anche perché cristiano come cristiani, perché questa bellezza è una bellezza molto spesso anche generata dalla fede, pensiamo alle grandi chiese,
Per noi, per chi ha una responsabilità di amministrazione pubblica o ha le funzioni dal punto di vista economico-finanziario, investire di più, dare maggiore valore a questo campo, credo che sia fare una scelta fondamentale per il futuro di Pavia. Pavia può veramente diventare anch'essa una città di cultura, potrebbe competere con Matera, secondo me, se investisse e giocasse di più le sue carte. Io spero che questo convegno, questa mattina, faccia venire voglia a tanti di mettersi in gioco, perché la nostra città sia sempre più conosciuta nella sua ricchezza, nella sua storia e nella sua bellezza antica e presente. Grazie.